fermo, tagliali giro. Guarda il mio polso, non mi sa. Guardalo. Guarda il mio polso. Guarda il mio polso. Ma ragionate. Una sommossa, disordini, almeno 4 persone contuse, 3 delle quali in maniera lieve e 5 arresti. Tra questi anche l'ex candidato sindaco di Rifondazione Comunista Gianluca Mantia. È il bilancio degli scontri allicata tra le forze dell'ordine e contestatori che hanno tentato con un blocco umano di fermare i lavori di demolizione di una villetta abusiva in Contrada Gallo d'Oro. Tra i feriti anche il dirigente del locale commissariato di polizia, Marco Alletto, colpito al volto con un pugno da uno dei 5 arrestati. Così, oltre che di resistenza a pubblico ufficiale, dovranno rispondere anche dell'accusa di lesioni. Nell'ospedale San Giacomo d'Altopasso, di Ricata, per controlli anche una donna che ha sbattuto la testa e una bambina sotto shock. Nella zona, a pochi passi dal mare, erano al lavoro operai per svuotare di mobili e suppellettili una delle costruzioni che l'impresa aggiudicataria dell'appalto del comune deve demolire. Nel pomeriggio una ventina di persone con donne e bambini in prima fila si sono seduti in mezzo alla carreggiata stradale impedendo di fatto il passaggio dei camion carichi di mobilio. Una tecnica che era stata adottata il 20 aprile scorso quando erano state avviate le demolizioni di case abusive la cui proprietà era passata al comune su disposizione della magistratura. In quel caso però la protesta causò un ritardo di 24 ore nell'avvio dei lavori. Stavolta c'è stato un contatto. La polizia avrebbe cercato di convincere i dimostranti a desistere dal blocco stradale. Ne è nato un tafferuglio con almeno 4 feriti. Anche il proprietario della villetta è rimasto contuso. Sul posto sono arrivate ambulanze, rinforzi di polizia, carabinieri e guardie di finanza. Sugli scontri la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta che è coordinata dal sostituto Salvatore Vella. Gli scontri in Contrada Gallo d'Oro non hanno bloccato i lavori antiabusivismo. Dopo che il camion carico di mobili masserizie ha superato il blocco umano, in strada sono entrate in azione le ruspe che hanno cominciato a demolire le villette. La ditta che ha vinto la gara aveva rimesso l'incarico dopo aver ricevuto minacce, poi ha ripreso i lavori. Il sindaco Angelo Cambiano è stato recentemente denunciato alla polizia municipale dal Comitato per la tutela della casa, organismo al quale sono iscritti molti degli ex proprietari di edifici da demolire, per un presunto abuso edilizio relativo al pergolato della sua villetta